Finisce in perdita 1-1 per la Libonese, che a Luigi Razza ha ospitato la seconda in classifica in Serie C, il Monopoli. Tutto nel primo tempo. Al gol di Sterita per i pugliesi ad inizio partita ha risposto un quarto d'ora dopo Sorrentino. Il pareggio consente alla Libonese di non essere più ultima da sola. E l'allenatore analizza con obiettività quanto accaduto sul terreno di gioco. Sono contento della reazione, perché prenderlo dopo 7 minuti ti va a delineare anche i ritmi della partita, e quindi siamo stati bravi, abbiamo preso in mano la situazione, e abbiamo giocato anche un buon calcio, però anche il gol fatto, subito, è frutto di errori, di valutazione, e questo noi dobbiamo evitarlo, perché Starita è vice capocannoniere, e sappiamo che ci sono certi giocatori che se la mantieni sull'equilibrio, se sbagli ti possono far male. E noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo commettere errori di tattica individuale o di lettura. Dobbiamo fare delle partite, non dico perfette perché il calcio non è mai perfetto, però delle partite dove per 95 minuti l'attenzione deve essere massima, anche perché credo che la dia bendata ci dovrebbe pure assistere. Io non parlo mai dei rigori concessi, dei rigori ricevuti. Noi non abbiamo preso ancora un rigore. E se andiamo ad analizzare, cosa che abbiamo fatto col direttore, i rigori presunti o nitidi, noi ci mancano 3-4 rigori nitidi. Quello non deve essere un alibi, ma dobbiamo comunque migliorare nell'attenzione, perché appena sbagli, oggi abbiamo fatto un errore, pagato caro, pagato carissimo. E comunque un D'Agostino che appare più sereno, perché come lui stesso riconosce, solo adesso riesce a lavorare con l'organico a pieno regime. È un mese, 25 giorni che ho la squadra al completo, dove stiamo trovando quella compattezza, conoscendo anche i pregi e i difetti di ognuno di noi, e diciamo che in 5 partite o 6 partite, non mi sbaglio, abbiamo fatto solamente una sconfitta col Palermo, anche là frutto di episodi, perché il vento nel secondo tempo era quasi ingiocabile per chi giocava contro vento, quindi poi sappiamo le caratteristiche del Palermo, che se sbagli ti fanno male. In 3 errori abbiamo perso la partita, nel primo tempo potevamo stare 3-0 per noi. Quindi io sono contento, perché ragazzi, nell'impegno, nell'abnegazione e anche nella consapevolezza che qualche volta può entrare un under rispetto all'over, che magari merita di giocare come l'under, però ripeto, ho anche dei ragazzi intelligenti che sanno anche come opera la società. Il mio obiettivo in questo momento è fare più punti possibile il giro d'andata, per poi delineare bene il giro di ritorno e cercare di fare un grande giro di ritorno. Però passano tutto da queste partite qui. E l'atteggiamento che sto vedendo nelle ultime 5-6 partite mi fa ben sperare, perché vedo che i ragazzi, indovinando magari anche il modulo, hanno trovato quella compattezza.